È con noi qui a Villa Silvia Giovan Battista Baronchelli, grande ciclista. No, decisamente no. Giuseppe Baronchelli, classe 71, difensore del Cesena, maglia numero 5. Io ho detto difensore, ma forse è anche un po' libero. Sì, in questo momento il mio ruolo è quello di libero, però il libero deve fare soprattutto il difensore, che è quello che non deve subire gol e cercare di dare una mano al nostro portiere, di fargli fare meno parate possibili, anche se abbiamo a disposizione un portiere all'altezza della situazione. Tu sei nato a Brescia e allora subito vediamo un attimo, ripercorriamo l'inizio della tua carriera. Ma essendo nativo di Brescia, stranamente ho fatto settore giovanile alla Cremonese. Sai, essendo nativo di Brescia è una cosa un po' particolare giocare in una città cremona che non è ben amata come tipo calcistico dalla società bresciana, però ho fatto 6 anni settore giovanile a Brescia e poi ho iniziato a fare del professionismo ospitaletto in C2, in cui ho fatto 4 anni, poi ho fatto un anno in C1 sempre nella provincia di Brescia Palazzolo, per poi approdare nella squadra della mia città, cioè il Brescia, facendo un anno di Serie B e vincendo un campionato alla prima esperienza in Serie B, facendo anche 5 gol. Poi ho fatto l'anno di Serie A a Brescia, con l'esordio in Serie A con la squadra della mia città, quindi momenti veramente splendidi. Per poi passare a Lucca, dove ho passato una bella stagione assieme a Mario Manzo e Scalabrelli, abbiamo fatto un ottimo campionato, una squadra che si doveva salvare, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Per poi andare a Fiorenzuola, in cui ho avuto un momento di difficoltà, però nella difficoltà ho incontrato per me in questo momento la persona più importante della mia carriera, che è stato Cavasin, che ben conosciamo e tutta Cesena conosce, e sotto tutti i punti di vista abbiamo fatto una bella cavalcata l'anno scorso. Da lì ho avuto un'altra esperienza in Serie A, Lecce, in cui ho giocato poco, però mi sono trovato bene, sono stato abbastanza bene, e per poi provare l'esperienza straniera con la Spagna, in cui ho fatto 7 mesi un po' altalenanti, senza grosse soddisfazioni, in cui di nuovo poi ho avuto l'occasione di ritornare in Italia sempre con Cavasin, che l'allenatore in cui credo moltissimo nelle sue qualità, e lui di conseguenza ha dimostrato di credere nelle mie, perché mi ha portato in questa società in cui sto da un anno e mezzo e mi trovo veramente benissimo. Ecco, quindi siamo arrivati alla tua venuta a Cesena, però Giuseppe, così abbiamo ripercorso anche le tappe della tua carriera, ma torna indietro un attimo col tempo, con la mente, quando il primo calcio nel pallone, a che età? A che età riesci ad andare? Ma riesco ad andare a 3 anni, 4 anni, quando mi ricordo che facevo di tutto per giocare solo a calcio, e i ciaffoni che prendevo da mio padre, perché mi diceva che dovevo imparare anche a fare qualcos'altro, cercare di aiutare un po' in più in casa, mentre io avevo in mente solo il pallone. Ecco, ma il tuo sogno era il ruolo da difensore? Ma il mio sogno era quello di giocare a calcio, non era ben distinto il ruolo che volevo fare, però volevo sicuramente giocare a calcio, che è stato il mio sogno da bambino e, come si dice, un sogno realizzato. Thank you.
Bene, sei arrivato a Cesena a metà dello scorso anno, dicevi in un momento molto importante, quando Cavasin subito ti ha dato fiducia, ma qual è stato l'impatto invece con la città? In squadra hai detto che ti sei trovato benissimo, ma con la città? Ma l'ho detto già l'anno scorso quando ero arrivato, dopo 15-20 giorni che ero qui, mi sembrava veramente di essere in un posto in cui ero già stato da parecchi anni. Sono stato sinceramente molto bene, forse di conseguenza con i risultati che stavamo ottenendo, la cosa stava andando veramente bene, abbiamo fatto una cavalcata importante, quindi devo dire che il rapporto con la città sono stato subito visto bene da tutti e tutti hanno cercato di darmi una mano, questo devo dire solo grazie ai tifosi del Cesena. E com'è Giuseppe Baronchelli fuori dal campo quando non veste la maglia da calciatore? Ma è un ragazzo normalissimo come tanti gli altri, che ha la fortuna di avere una figlia, una moglie in cui gli fanno passare la maggior parte del tempo libero con loro e cerco di stare il più possibile con mia figlia perché visto di poco tempo libero che abbiamo voglio dedicarlo soprattutto alla mia famiglia. Ecco, generalmente a quali giochi ti dedichi con tua figlia? Quanti anni ha? Ma c'è un anno e mezzo, c'è 18 mesi, quindi molti giochi ancora non li posso far imparare. Purtroppo vesto e rivesto giorni interi bambole perché la soddisfazione di mia figlia a fare queste cose e un padre deve fare anche questo. E forse racconti anche Cenerentola. Ma sì, sicuro, ogni giorno c'è una fiaba da raccontargli e sono queste alla fine le grandi soddisfazioni della vita. Ecco, invece come si vede Giuseppe Baronchelli dal punto di vista tecnico, quindi come calciatore? Ma un giocatore sicuramente con meno doti di tanti altri, però che è arrivato dove è arrivato perché ha sempre messo prima di tutto la volontà e la determinazione e l'agonismo come sue doti migliori e ha sempre cercato di fare qualcosa di in più perché sapendo che non aveva grosse qualità doveva dare prima di tutto l'agonismo e la determinazione. Raccontaci un po' quali sono i tuoi obiettivi, quali vorresti raggiungere nella squadra del Cesena quest'anno e soprattutto una tua opinione così sul Cesena del 99-2000.
Ma gli obiettivi che devo raggiungere sono quelli della squadra, della società, di ottenere una salvezza sicuramente meno difficile e complicata di quello che abbiamo ottenuto l'anno scorso. Quindi questo poi di conseguenza vedendo quello che potrà succedere. E gli obiettivi miei personali di riuscire a dare il contributo che ho dato l'anno scorso per ottenere questi risultati. Al di là di quello e di rimanere, se è possibile, a Cesena più possibile, perché sto veramente bene, sono in un ambiente in cui mi trovo a meraviglia, sia con la società che con la città e con i compagni, e questo sarebbe un obiettivo importante. È arrivato il momento per noi di salutare Giuseppe Baronchelli qui a Villa Silvia, ma ti porgo il microfono perché adesso c'è un a tu per tu con i tifosi, quindi a te la parola ai tuoi tifosi. Ma cosa posso dire? Di darci una mano, che nei momenti di difficoltà soprattutto abbiamo bisogno di loro. Io mi ricordo una cosa l'anno scorso che mi ha lasciato veramente allibito in modo positivo, nel senso che sono arrivato a Cesena in cui la squadra era ultima in classifica, aveva 9 punti e nessuno credeva in noi. Io ho fatto la partita col Cosenza e abbiamo vinto 3-0, abbiamo avuto 90 minuti di cori di incitamenti dalla parte dei tifosi. Questo vuol dire veramente essere attaccati alla squadra, ai giocatori, alla società e alla città. Quindi credo che da loro tanti devono prendere esempio, noi abbiamo bisogno di loro, loro lo sanno e ogni domenica ci danno una mano.